Allora, ci siamo. Come puoi giocare con Quiet? È una mod, ragazzi, è una mod. È una mod. Qui siamo sul PC, ci sono le mod. Ok. Ragazzi, allora, Metal Gear Solid 5, per chi non lo sapesse, si può giocare in una miriade di modi. Con Big Boss io in genere gioco stealth, qua con Quiet saremo cecchini, chiaramente, faremo il cecchino. Il cecchino silenziato non c'è, quindi faremo un casino della Madonna. Io ve lo dico, faremo casino. Ci divertiremo fondamentalmente a fare i cecchini. Dado, ma rifarai mai una serie su Dishonored, magari impersonando un corvo diverso? È una buona idea questa. Allora, farai mai una top sui migliori free to play? No, è difficile perché in genere i free to play non li gioco. Mi sono distratto! Siamo cadutissimi. Siamo cadutissimi. Ok, ragazzi, ci siamo. Maledizione, non posso più salire ora. Allora, ora concentriamoci per un po' della missione. Vediamo se riusciamo a salire. Ok. Quello lì è chiaramente il nostro obiettivo, però ragazzi, noi non lo uccideremo direttamente lui col cecchino, perché sennò non c'è gusto. Vediamo se riusciamo a trovare. Più ne riusciamo a taggare, ragazzi, meglio è, chiaramente. Ok. Quello lì è un ottimo per iniziare a sparare. Me ne sfugge qualcuno sicuramente. Eccolo. 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 Allora. C'è sicuramente uno su quella torre. Grandissimo. Allora, iniziamo. Il primo che ci eliminiamo è questo qui, che c'ha lo scudo. Preso! Ma non ucciso. Il cecchino ci ha preso. Hanno anche loro un cecchino. Vediamo se ci ha perso di vista. Io l'ho perso di vista il cecchino, sapete? Sì, ma devo alzare ancora di più la luminosità perché con la luce non si vede una mazza. In genere gioco con la luce spenta, chiaramente. Stai fermo tu. Porca miseria! Non si sta fermo. Headshot! È bello se avessimo i poteri di Quiet, ragazzi. Sentite questi? Nella mod come. Anzima quando. Ci bombardano con il mortaio proprio, ragazzi. Headshot! No! Porca miseria.
Ma qui dentro non c'era l'altro cecchino. Lo abbiamo eliminato. È morto. Sapete che non l'ho capita se. L'altro cecchino, dove sta? E qua l'hanno visto che noi siamo qui. Qua è pericolosissimo, ragazzi. Abbandoniamo subito. Oh, maledizione. Allora. Cecchinissimo. Morti? Eccolo il cecchino. Porca miseria. Preso però. Headshot. Headshot ancora con il pad, ragazzi, qua non fanno il business. E vabbè. Se non lo dici così. Sentite come ansima ora? Perché hanno messo questa animazione che questo suono che ansima in una maniera incredibile. Forza. Cambiamo completamente zona. Sarebbe toco avere i poteri di Quiet. Tipo che spariamo da una parte e poi tipo ce ne corriamo velocemente dall'altra parte. Invece qua non li abbiamo chiaramente i poteri di Quiet, perché questo è solamente uno swap del modello. Senti come ansima? Qua ce la puliamo così. Dai, fermati, bello. E che cazzo? Cioè, saliamo su questa struttura. Senti come ansima ogni volta. Mi fa troppo ridere sta cosa. Ok. Boom, bitch! Olio cuore. Affacciati. Bravo. Ci hanno visto. Maledizione. Qua ci sta una granata, ragazzi. Ma non l'abbiamo presi, ovviamente. Meno uno. Porca miseria. Quello c'è proprio il cecchino.
Come vedete, Metal Gear Solid. Come vedete, Metal Gear Solid non è stealth. Si può giocare come più ci aggrada. In questa puntata, in particolare, stiamo facendo in questo... In cecchino! Non morirmi proprio ora! Come vedete, dicevo, in questo video faremo un casino ogni volta per fare... Boh, non lo so, poi uno lo possiamo anche fare stealth volendo, eh. Ok, mentre mi allontano dalla missione vi leggo un po'. Allora, come non sai chi è Neidras? Neidras è il dio di questo canale. Neidras è il dio di questo canale. Ok. Missione compiuta. Come vedete, in questa missione abbiamo combinato i peggio casini. Perché? Perché Metal Gear Solid 5 non è stealth come parecchi pensano, ma è come Deus Ex fondamentalmente, cioè si può agire nella maniera in cui si vuole. In questa maniera, in questo frangente, noi abbiamo fatto un casino incredibile. Io tipicamente gioco stealth, cioè stealth significa senza fare uccisioni. Però magari stealth la live non era totalmente... E quindi così magari invece... Proviamo un po'. Era quello che spammava nelle idee di Dark Souls? Sì, è quello Neidras. Ecco arrivato il Nintendaro. Cosa pensi del nuovo Skyrim? Beh, non è un nuovo Skyrim. È sempre lo stesso. È la Special Edition che sarà resa disponibile per i giocatori PS4 e Xbox One. Ed è un'ottima idea per far provare un grande gioco a chi non l'ha mai giocato. Però ovviamente comprerà la Special Edition chi non ci ha ben giocato, per tutti gli altri è lo stesso gioco. Fondamentalmente il punto è che la migliore versione esistente di Skyrim è quella per PC, quindi comunque la Special Edition arriva solo su console, cioè perché giustamente su PC ci sono le mod che sono migliori, quindi... Allora, ci saranno spoiler in questa live? No, 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 assolutamente, stai tranquillo. No. Nessuno... Cosa ne pensi del nuovo Metal Gear? Vedremo. Non ti preoccupare, si scherzava, non è mia intenzione, fare una partita prototype, il buon dato, cosa ne pensi della saga di Sonic? Sonic, ma sai che non sono un grande conoscitore della saga di Sonic, anzi, sono per niente conoscitore della saga di Sonic, quindi ti so dire veramente poco. Questa missione, nel frattempo la selezioniamo l'altra, questa qua va più che bene. È molto lontana. No, ci possiamo arrivare col cavallo. E... mi consigli di comprare il gioco? Metal Gear Solid 5? Mizzica, sì, assolutamente, ad occhi chiusi proprio. Ma proprio ad occhi chiusi. Ragazzi, qua abbiamo davanti uno dei giochi migliori di questa generazione di console. Cioè, proprio ad occhi chiusi va a comprare il gioco. Giochi prevalentemente su PC? Ma va? Sì, gioco solo su PC praticamente. Su console gioco solamente le esclusive e le chiavi di gioco che mi danno per giocarli su console. E se no gioco sempre su PC. Ti è arrivata una donazione e me la sono persa? Sì? Aspettiamo. Vediamo. Vediamo un poco. Leggiamo. Sì, hai ragione. Dilico 23 ha donato un euro e dice: poca qualità grafica ma tantissima qualità nel contenuto, le tue live sono le mie preferite e non scherzo. Ah, caspita, grazie mille. Hai ragione, poca qualità grafica, però purtroppo non dipende da me, perché non ho la fibra, e quindi vedremo. Spero vivamente di riuscire a risolvere in futuro, però purtroppo non... Ci sto prendendo ancora la mano, questa è improvvisatissima, quindi mentre mi reggo la missione nel frattempo vi leggo. E nel frattempo è venuta anche una tempesta di sabbia incredibile. Allora, dato per caso hai visto la recente presentazione di Citizen Con? No, mizzica. Ma perché da voi non si dice mizzica, ragazzi? Dato, cosa ne pensi di...
MTGV Metal Gear Solid 5, intendi? Riscrivi la domanda, dato giochi a Overwatch. Sì, ma non così spesso. Sono andato a sbattere ad un muro. Sì, ma non così spesso. Non è che sei, ma c'è quel che fai che ti qualifica. Questo è Batman. Dato pronto per Dishonored 2, ormai non manca molto. Ha fatto, manca solamente. Mi sono andato a sbattere contro un muro nel frattempo. Manca. Dove devo andare? Su sinistra. Manca un mese praticamente. Quindi, cosa ne pensi di Armello? Ci abbiamo giocato con alcuni amici ad Armello. Abbiamo caricato anche il video su YouTube. Non è stata l'unica volta comunque che ci abbiamo giocato. Quindi molto carino. Vogliamo più Quiet Tete? No, 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 non è per le tette, ragazzi. Quiet mi piace proprio come personaggio. Cioè, figo. Il cecchino in silenzioso. Figo, figo. Ecco, cosa ne pensi di Metal Gear Solid 5? Mizzica, caspita, non si è capito. Lo ritengo uno dei giochi più belli di questa generazione. Ma più belli intendo dire non tra i 10 più belli, no, proprio tra i 5 più belli di questa generazione. Quindi davvero altissimi livelli. Probabilmente insieme a The Witcher 3 siamo al top. Cioè davvero al top, ragazzi. Metal Gear Solid 5, The Witcher 3, Dark Souls 3, XCOM 2, il top finora. GTA 5, però GTA 5 già è un po' più, insomma, di qualche anno fa, quindi si conosce ormai GTA 5, se ne è parlato tantissimo. Sei solito fare live? No, ancora no. Non le ho riprese. Questa è improvvisatissima, ragazzi. Mi ha disconnesso all'improvviso, se no si lagga. Ah, lagga? Ragazzi, i fotogrammi saltati mi dice 1,67%, quindi da me non lagga. Potrebbe laggare a voi, perché 1,66% significa che va bene. Ma stai facendo le missioni principali? Sì, però non quelle che vanno avanti con la trama, quindi stai tranquillo, non ti spoilerò niente. Vai tranquillissimo. Ti piacciono le avventure grafiche? Sì, non tutte. Alcune sì, però. Cosa ne pensi di Xenoblade X? Ci ho giocato poco, quindi ti so dire poco. Secondo me è carino come gioco, però non ti so fare un'analisi approfondita. Saranno i primi giochi che prenderò per PS4 o per PC? Saranno i primi giochi che prenderò per PS4 o per PC? Questo è il dilemma. Non ho capito, però ti riferivi a Metal Gear Solid e The Witcher 3? Ah, tu dici, saranno i primi giochi che prenderò, ma per PS4 o per PC? Questo è il dilemma. Ok, ora ho capito. Vabbè, questo devi vedere tu, insomma, fondamentalmente la spesa, però tanto ci sono su entrambi. Non lagga, a me non lagga, dopo l'inizio anche a bufferato ora va bene, sto finendo X come nemmeno, ma sono arrivato a un punto in cui le missioni sono tutte uguali. Non ci clino. No, 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 no. Tu stai giocando al vecchio. Tu devi giocare al nuovo XCOM 2. Non c'entra nulla XCOM con XCOM 2. XCOM è un'invasione. XCOM 2 ricacciano gli alieni dalla Terra. Tantissimo. Grim Fandango, sto finendo. Dado, genere preferito, Mizzica. In questo periodo i giochi di ruolo action. Un tempo ti avrei risposto strategici, ma ora ti rispondo giochi di ruolo action, tipo Dark Souls, The Witcher, Skyrim. Sono qui per le tette, non io, il cugino di Durzi. Mi sono accorto solo ora che stai giocando con Quiet. Come? Non si vedeva! Hai visto che è uscito Cossack 3? Mizzica, lo sai che non l'ho provato ancora. Quindi ancora. Hai mai giocato a Siberia? Sì, poco ai suoi tempi. Non ti preoccupare, ho già finito Metal Gear. Vabbè, tu, ma magari altri no. Dado, mi stai accompagnando allo studio. Studio, però, no? Non pensare alle tette di Quiet. Dado, domanda un poco stupida, ma 500 euro per un PC di fascia media vanno bene o mi fanno ancora? No, vanno bene alla fine. Tra 500 e 600 euro un PC di fascia media ci sta assolutamente. Su Dishonored 2 giocherai nei panni di Emily? Ovviamente, ragazzi, personaggi femminili is the way. Come fai ad usare Quiet? È una mod, ragazzi. Cercate Quiet mod. Lo trovate facilmente. XCOM e il 2 sono il. Allora, no, no, non sono uno il 6. Sì, sono un seguito uno dell'altro, ma. No. Ragazzi, i videogiochi non esistono i seguiti.
Non esistono i seguiti, state tranquilli. Qualunque gioco si può prendere anche se non avete giocato i precedenti. È chiaro che i riferimenti non li cogliete, però state tranquilli. A parte se non è un sequel diretto, faccio un esempio. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood è proprio il sequel dell'altro. Ma se, ti faccio un esempio, Assassin's Creed 2 e il 3 si possono giocare uno, capito? Dark Souls 1, il 2 e il 3 si possono giocare singolarmente. Poi se li hai giocati tutti, cogli dei riferimenti. Se no, nel frattempo dove sto andando? Ok, sì, sto andando bene. Dato non riesco a giocare, se non hai giocato a Her Story è perfetto. Dici? Ok, lo prenderò in considerazione. Dato prenderai For Honor. For Honor lo prenderò agli sconti. Oppure al Day One se mi danno la chiave. Se no lo prenderò agli sconti. Ce n'è qualcun altro sicuro. Headshot. Maledetto. Headshot. Allora, facciamoci arrivare le munizioni innanzitutto, perché se no, missioni, lancia rifornimenti, munizioni. Ok. Ciao Dato, sono entrato adesso, ciao! Mass Effect 3, non puoi giocarlo se non hai giocato i precedenti. Ecco, per esempio, ci sono dei giochi che sono sequel diretti, però rarissimi casi, per esempio, The Witcher 3 si può giocare senza aver giocato i precedenti. Dato ho speso 500 euro per un portatile per poi trovarmi con Fallout 4 che non funzionava. Sì, ma tu hai comprato un portatile. PC fisso, ragazzi, fisso. Va preso il fisso. Se tu spendi 500 euro con un portatile, prendi un PC poco potente perché i portatili costano molto di più del fisso. Quindi un PC di 500 euro portatile è come se fosse un fisso da 300. Capito che voglio dire? Quindi se tu compri un PC fisso da 500 euro, 500-600 euro, dici, io il mio consiglio è di spenderci di più, almeno 800 euro, però se uno dice guarda, ho 500 da spendere, con 500 ci giochi. Ho fatto vedere nel video di domenica scorsa il mio PC, che all'epoca pagai tra i 1000 e i 1100 euro, 6 anni fa, penso che al giorno d'oggi con 500 euro si prende più o meno, 500-550. E ci partono i giochi. Devi abbassare i livelli di dettaglio, ma ci partono. Il mio consiglio è di spenderci di più. Perché ci spendi di più, poi il PC ti rimane. Però, se uno non può, giustamente. Arriveremo prima o poi. Teniamo l'orso. L'orso, scusate. Horse, il cavallo. E quante volte hai completato Metal Gear Solid 5? No, in realtà mai. Cioè sono più avanti di questa partita, però sono molto più avanti di questa partita, però non, cioè sono già nell'altra mappa, per capirci. Dato guarda che a mano che tu non sia proprio all'inizio ci sono le armi silenziate. No! Le armi silenziate, non c'è il fucile da cecchino silenziato, non l'ho sbloccato. C'è il corrispettivo di questo silenziato, però ha uno zoom più piccolo. Io voglio il cecchino. Voglio. Ma poi non voglio fare le cose silenziate. Io con Quiet voglio fare casino, se no, che gusto c'è? Ripeto, cioè, se volete, poi una missione la facciamo stealth, se volete. Però preferisco farla da cecchino interpretando. Qui! Mi stavo distraendo. Così è stealth praticamente. Tu ti avvicini, mi stordisci. È bello anche stealth, però ripeto, non voglio fare questa partita stealth.
use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Complete. Bene. Allora, dato giochi anche titoli Nintendo, sì. Guardate un po' che ho qua. Ta-da! Gli altri ce l'ho di là, quindi non fatemi andare a prendere. Riporto in vita l'hashtag Tacchete. E allora, vi stavo finendo di leggere e poi riprendo. Ma come mai se giochi su PC stai usando il controller? È perché mi trovo di più col controller. Io gioco sempre col controller. Penso proprio prima Neidros. Dato io ho giocato il secondo e il terzo Mass Effect, mi consiglio di recuperare anche il primo. Beh, se ti sono piaciuti, sì. Però tieni conto che è un gioco completamente diverso, il Mass Effect 1. Dal 2 al 3. La faccia di Dado sembra che abbia vinto. È vero che sono concentrato. In Zed è un gioco molto leggero, quindi boh. Anche io tengo sempre la bocca aperta quando gioco. Mizzica, ti piace? Mizzica. Ti piace Europa Universalis? A me piace Europa Universalis. Io ho giocato al 3. Assai al 3, ragazzi. Ma proprio assai. Stai giocando con controller? Col controller, ragazzi? Col controller. Dado, ti piace Destiny? Non ci ho mai giocato. Dato moddi spesso i giochi. Certo, tutti. Praticamente tutti, ragazzi. Praticamente tutti. Dato in quanti e quanti giochi. In genere a quanti giochi contemporaneamente giochi? Bella domanda questa. L'ultima e poi riprendo. Bella domanda questa. Non so rispondere perché dipende dal periodo. Il punto è questo. Che quando gioco ad un titolo per finire, cioè che mi piace particolarmente, ne gioco solamente a uno. In questo periodo non sto giocando a Metal Gear Solid per finirlo, sto giocando a Metal Gear Solid perché mi va, e nel frattempo mi va anche The Witcher 3, e nel frattempo mi va anche Dark Souls, quindi li sto giocando un po' tutti e tre, senza però stare su uno, ma perché giochi che ci ho già giocato. Nel momento in cui esce, per esempio, Dishonored 2, faccio un esempio, inizierò Dishonored 2 e giocherò solo a quello fino a quando non lo finisco. Capisci che voglio dire? Usi cheat? I cheat in genere non mi piacciono, ragazzi. Però le mod sì. Ok, facciamo un po' di missione. Allora io non so dal vostro punto di vista come viene, però io mi sto divertendo alla grande. Cioè, da questa parte del monitor vi posso assicurare che secondo me Metal Gear Solid 5 si presta molto di più alle live di quello che pensavo. Perché è bello frenetico da vedere. Ovviamente se giocato in maniera casinata, ma sapete che forse lo possiamo giocare anche non in maniera casinata. Ma sapete che quasi... Allora, non in questo periodo. Però in un prossimo periodo potrebbe essere una buona idea proprio farlo in live e finire e spararcelo tutto. Non in questo periodo però, perché non... Bitch! Ok.
Sì, ma questa cosa qua non mi piace. Allora, che dovevamo fare in questa missione? Ah sì, dobbiamo distruggere gli armamentari lì. Allora. Quello. Uno. E tre. Guardate quello che è finto. Guardate. Lo vedete? Questo qui. Lo vedete che è finto? È finto questo nemico. È una esca. Ma ve lo faccio vedere. Visto che scoppia. Guardate che c'è un uccello, si può andare a caccia. Come a Red Dead Redemption. Red Dead. Ah, mi sono distratto. Caspita! Cecchino infallibile proprio. Vediamo qua le luci. Tacchete! Ovviamente manderanno qualcuno. A controllare le luci. Noi stiamo giocando con la luminosità super alta, quindi io in genere non gioco con la luminosità così alta, però sia chiaro. Anzi, però in questo caso è importante, perché infatti non sto utilizzando mai il visore, perché si vede da solo. Se no in genere di notte io uso la visibilità ridotta e uso il visore per rendere il tutto più realistico. Ci stiamo infiltrando alla grande. Non è morto! Ora sì. Ah, abbiamo trovato anche bei minerali, diamanti grezzi, alla grande. Da qua sopra qualcosa mi dice che possiamo anche... arrivano proprio i nemici! Eccoli lì! Eh no, mannaggia, ho perso l'attimo. Sono morti, sì. Allora, prendiamo il C4. Uno. Due. Oh. Bombic. E dov'è l'altro? E tre. Pronti? Pronti a far esplodere tutto?
Missione compiuta, ragazzi. Gioco da ragazzi, gioco da ragazzi. Siamo pieni di sangue, mamma mia. Allora, leggiamoci. Scusate se ti rispondo io, ma sì, assolutamente. Metal Gear Solid 5 è il primo Metal Gear Solid che ho giocato, e ci ho sopra 23 ore, fate in circa 3 mesi. 233 ore, sì, va, gioca assolutamente. Dado, mi chiedo, chissà quanti giochi hai, mi sparo un numero, 1320. Ne ho parecchi, però non so. Secondo te qual è il gioco migliore del 2016 per ora? Se la giocano XCOM 2 e Dark Souls 3, secondo me. Pensavo Mankind Divided potesse scalfire, invece no. Bello Deus Ex Mankind Divided, però non è all'altezza di... XCOM 2 e Dark Souls 3 sono proprio di caratura superiore. Vediamo ora che quelli nella seconda parte dell'anno. Io nella seconda, cioè negli ultimi mesi dell'anno, in questi ultimi 3 mesi, io spero assai in Civilization, Dishonored 2 e Watch Dogs 2. Vedremo. Dado, secondo te, secondo me tu sei il migliore canale. Grazie mille. Dado, ne fai una stealth? Sì, dai, facciamone una stealth. Però ora vi leggo un poco, però. Dado, cosa ti ha colpito di questa Metal Gear? Pareri a caldo. No, ma io ce l'ho da un anno questo gioco. Cioè, non sono un pareri a caldo. Cioè, semmai pareri a freddo, nel senso che ce l'ho da un sacco di tempo. È bellissimo, ne avevo parlato prima. Cosa ne pensi di Witcher 3? Ma siete venuti dopo, l'ho detto prima. Metal Gear Solid 5 e The Witcher 3 sono tra i videogiochi più belli di questa generazione. Ma intenso proprio che sono tra i primi 5. Cosa ne pensi di Mafia 3? Non ci ho giocato. Cosa ne pensi del ballo di Midna? Vi faccio vedere cosa ne penso. Aspettate. 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 Ora vi dico cosa ne penso del ballo di Midna. Siete pronti? Siete pronti? Aspettate. Si sente? Questo ne penso io. Si capisce? Penso che si sia capito. Basta, chiudiamo il momento di ignoranza di Gigi Dag. Questo ne penso il ballo di Nidra. Allora, cosa mi dice Rocket League? Non ci ho giocato a Rocket League, poco, quindi non so dirti. Quanto hai pagato il PC? Questo che ora io ho è venuto parecchio, perché ho comprato il personal computer qualcosa tipo 900 euro. In più mi è stata data la scheda video 1070 di Nvidia, quindi quella non l'ho pagata, però ha un valore commerciale alto, tipo 500 euro, qualcosa del genere. Quindi il computer che ho ora ha un valore complessivo di 1400 euro, più il monitor, penso 120, più il pad. Quello che ho ora è un bel PC, un valore commerciale di oltre 1500 euro. Però io, ora come ora, con il PC, cioè ci lavoro due volte, perché ci lavoro come ingegnere e ci lavoro come youtuber fondamentalmente. Cioè, al giorno d'oggi per me il computer è una forma troppo importante. Prima era differente, e prima un PC da 900 euro andava benissimo. È una bella cifra 900 euro, ragazzi, non bisogna spenderne 1500. Al giorno d'oggi per me è una esigenza differente. Da semplice giocatore 800-900 euro andate di lusso proprio, ma proprio di lusso. 800-900 euro andate di lusso, state tranquilli. Cosa ne pensi di Aragami? È carino, ci ho giocato poco però. E allora, ritorniamo al CCA. E nel frattempo che...
che torniamo alla base, ci facciamo la doccia, nel frattempo vi leggo e poi ne facciamo una stealth. Please, dimmi che studi hai fatto. Voglio studiare informatica, ma non so come chiamare gli studi. Non so che cosa significa. Aspetta. Ho fatto ingegneria informatica e al liceo ho fatto il liceo scientifico. Questa era la domanda. Non lo so se ho risposto, non lo so. Dato il gioco che stai aspettando di più, ti dico la verità. Civilization 6. Cioè, siamo prossimi. Esce il 21, quindi siamo prossimo. Dato che sei ingegnere informatico, sì, sono laureato in ingegneria informatica. Non sono ingegnere ancora, perché per essere ingegnere proprio devi essere iscritto all'albo. Però sono laureato in ingegneria informatica. Dato preferisci o consiglieresti Dark Souls 3 o Bloodborne? Bella domanda! Anche perché non so rispondere. Ci pensavo, ne parlavo l'altra volta con degli amici. Please select Che non another area to sapevo mother quanto base. di Bloodborne ci fosse in Dark Souls e quanto Dark Souls 3. Dato ma dove hai frequentato il liceo? Al liceo scientifico Pitagora di Rende. Dato tu consideri Dishonored un gioco di ruolo o solo uno stealth azione avventura? Dishonored è un FPS ibrido a meccaniche stealth. Ho detto una stupidaggine. È un FPS? No, ho detto una stupidaggine, scusate. Dishonored è un'avventura in prima persona. Ho detto un'altra stupidaggine. Scusate. Allora, il genere a cui appartiene Dishonored si chiamano Immersive Sim ed è un genere al quale appartiene anche Metal Gear Solid 5, anche Deus Ex, anche Bioshock, ok? Immersive Sim, Immersive Simulation credo significa, quello è il genere a cui appartengono ed è un Immersive Sim in prima persona o anche comunemente detto FPS ibrido, però in realtà il genere al quale appartengono questa tipologia di gioco sono gli Immersive Sim. Mai fatto una top degli stealth? Sì! Cerca top 10 stealth da Dobux, la trovi. Non si può guardare Quiet piena di sangue. Riferimenti. Allora, ne facciamo una stealth. Cosa serve farsi la doccia? Beh, oh, il cagnolino! Guardatelo! Guardatelo, lo vedete? Analysis Eccolo! complete. Guardatelo! Ciao, bello! Ma poi, raga, sto cane cresce, o no? O no, non cresce, perché io l'ho sbloccato da poco il cane. Nell'altra partita non l'avevo proprio trovato il cane. Ando, è carino. Allora, chiamiamo l'elicottero. Elicottero, punto di recupero. E nel frattempo sviluppiamo qualcosa perché. Allora, questo qua peraltro c'è il silenziatore, ottimo. Questo lo miglioriamo. Questi qua non ci servono. Ah, il fucile di precisione con il silenziatore, ottimo. Vedete, ora l'ho sbloccato qui. Perfetto. Vedete, ora l'ho sbloccato. Che ancora non l'ho sbloccato, peraltro. Lo deve ricercare. Troppo piccolino. Cresce, cresce, diventa una spalla. Sì, esatto, è la spalla, no? Il D-Dog. Sì, poi il cane diventa un bestione. Ma il cane era cresciuto prima di sbloccare Quiet. Ah, a te era il cresciuto. No, a me non ha fatto questa cosa. Ti piacciono più i cani o i gatti? Gatti, i gatti. Dato, giochi spesso indie? Sì, in realtà sì. Dato, come fai ad avere Quiet come personaggio giocabile? È una mod. È una mod.
cerca Quiet Mod Playable Character, per dire, e lo trovi su Nexus Mod. Ma una partita Civilization in live? Sì, chiaramente, come ho detto anche prima, per il giorno in cui viene rilasciato Civilization 6 mi piacerebbe fare una live stream evento in cui invito qualche amico, e per qualche amico intendo dire qualche amico youtuber. Non voglio fare nomi perché no, non so se ci sono, però se ci sono, verrà qualcuno di figo. Faremo, si chiacchiererà insieme con loro, con voi, leggendovi, eccetera, nel frattempo che c'è la partita di sottofondo. Bello, ragazzi. Secondo me è una bella idea, perché Civilization si presta alla partita a turni, giustamente. Questa qua la dobbiamo fare stealth. Recupera l'ingegnere. Beh, facciamo questa qua stealth. Mission accepted. Heading to Afghanistan. Ok. Dato, mi hai giocato a Divinity Original Sin poco, pochissimo, pochissimo. Allora, questa qua è comodissima. Però avevamo detto stealth. Tra parentesi, ta-da! Due quiet. Chiaramente no, non ci prenderemo quiet come spalla, ci prenderemo il cavallo. Inizio. Ah, peraltro, vi faccio vedere come funziona la mod. Allora, voi potete scegliere un qualsiasi personaggio, giusto? Voi avete Snake come standard. Vi prendete un personaggio donna. Ecco qua, Ashen Platepus io ho. Gli andate a me. Allora, se voi mettete una qualsiasi uniforme, è lei. Gli andate a mettere l'uniforme furtiva e viene cambiata. Cioè, per ora non si vede, però poi opzioni testa, gli mettete il copricapo. Ta-da! E si trasforma in Quiet. Però vi serve la mod per farlo. Ok? È figa come cosa. Chiaramente alle 18 andiamo di notte perché la faremo stealth questa. Stai attento al cavallo. Il vecchio marpione. Attenzione perché ora vedremo un dado bugs al massimo livello di concentrazione con la bocca aperta soprattutto. Ok. Solitamente le danno all'uni le basi necessarie a seguire. Avere delle conoscenze in più dal liceo non fa male, ma non è certo fondamentale. Giustissimo. Dato queste mod, permette anche di giocare nei panni di Kojima. No, no, permette di giocare anche nei panni di Sabaku no Maiku. No, però sarebbe interessante. Però c'è una mod che mette nei panni. Cioè, si possono cambiare i vestiti a Quiet. C'è la mod per mettere Quiet nuda. Vabbè, che ve lo dico a fare. Esistono. Ti prego ad ogni kill un target. E no! Perché in questa missione non faremo kill. E giocheremo stealth. Dado in media quanto giochi al giorno? Questa è una domanda difficilissima. Perché in realtà io passo intere settimane a non giocare. E poi capitano il periodo in cui gioco e gioco molto. Quindi la media è proprio una media. Nel senso che ci sono delle settimane che per impegni vari, tra cui anche il fare video, non gioco minimamente. Quindi non so bene calcolarla, ecco. Per farvi capire, vi dico solamente che tra i miei amici che giocano ai videogiochi, io sono quello che gioca di meno. Quando si parla, voi quante ore avete a questo gioco, voi quante avete a questo gioco, loro sparano tipo 1000 ore. Io praticamente se gioco 30 ore a un videogioco e assai, io Metal Gear Solid 5, ragazzi, c'ho 30 ore. Per me 30 ore ad un singolo videogioco sono tantissime. Cioè, se io vi dico che ho giocato 30 ore a Metal Gear Solid 5, vi posso assicurare che vuol dire che mi piace. Cioè, per dirvi, The Last of Us ci ho giocato, non so, tipo 35 ore, l'avrò finito due volte, 35 ore, 36, e ci ho giocato tantissimo. Le uniche eccezioni
in tutti i videogiochi sono Skyrim, Dark Souls, Commandos, StarCraft, rarissime Civilization. Questi sono gli unici giochi che ho giocato più di 100 ore, ma sono pochissime. Se no, in linea di massima, io, capito, se ci gioco 20 ore, assai. Infatti, i videogiochi che non mi piacciono non riesco a portarli a termine. Un orso! Corriamo! Mi stavo deconcentrando. Allora, io ho 70 ore di diviso. Come? Impossibile. Per me sarebbe impossibile. Io ho giocato 1400 ore. Per me è impossibile giocare così tanto. Proprio non. Gioco. Allora, fatemi concentrare qua. Enemy presence detected. The map has been updated. Allora, qui ci vuole concentrazione, ragazzi. Analysis complete. La guardia finta. Analysis complete. Con quella fuggiremo. Sono fucili tranquillanti, eh? Sono tranquillanti, eh? Se la stiamo facendo stealth questa, senza uccisioni. Porca miseria. Abbiamo fatto la minchiata. Meno male che la dovevamo fare stealth, eh, raga. Comunque non ne stiamo uccidendo nessuno, vorrei precisare questo. Però non è stealth, abbiamo fatto l'allarme. Lo sapete che cos'è, raga? È più forte di me. Quando ho quiet,
Mi viene da usare il cecchino, non ci posso fare niente, perché proprio mi va di interpretare il personaggio. Cioè, proprio nel personaggio, non ci posso fare niente, proprio mi ispira il personaggio ad utilizzare le armi. Mentre il Big Boss mi dà più l'idea di, no, infiltrazione, il berretto verde. Invece Quiet è il cecchino, giustamente, quindi mi vado ad utilizzare le armi e combino casino. Pure all'allarme hanno sparato. Data malissimo. Ma che ora abbiamo fatto? 23:15. Ve la vorrei far vedere per una fatta stealth fatta bene. Morto, perfetto. Meglio così. Allora. Stealth fatto bene. Continua dal checkpoint. Però prima vi leggo. Allora, salvate finché sei in tempo. Sempre su Twitch. È un peccato che il gioco non permette di usare Quiet dato che ti fa altri PG. Ma si può usare Quiet attraverso una mod. Te l'ho detto. Allora, questa missione è difficile. No, non è difficile, ragazzi. Se uccide qualcuno di verbale tacchi è più forte di me quando a Quiet non ci vedo più. ciao a tutti, buonanotte, ciao. Io stacco che domani. Sì, infatti è tardi, quindi facciamo questa qua stealth e poi penso chiudiamo. Allora, facciamola bene, ragazzi. Pronti? Stealth veramente? Uno. Analysis complete. Questo lo interroghiamo. Qua. Ok. Spit it out. The map has been updated. Alla grande. Ogni volta che li interroghiamo ci danno delle informazioni su dove sono dei progetti, per esempio. Capito perché li interroghiamo? Rospo. Il nostro esperto è assegnato qui. Questo qua ci ha detto
Dov'è l'esperto? E dov'è? L'ho già fatta questa missione, probabilmente l'abbiamo già presa. Allora, passiamo dal retro, chiaramente. Sentite come ansima il personaggio, ve l'ho detto già prima, però mi fa troppo ridere questa cosa. Dov'è la crepa? Questa? Ah, eccola. Ok, ci infiltriamo, ragazzi. Tattica nelle spionaggio infiltrage. Con il mio grande inglese. Shish. Molto Metal Gear Solid. Scusate, molto Splinter Cell. Che poi mi sto zitto come se anche sentissero anche me. Allora, ce l'abbiamo quasi fatta. Volevo dire una cosa. Metal Gear Solid 5 è un videogioco che secondo me è calibrato. Sto sbagliando. Bene come livello di difficoltà, almeno per i miei gusti. Ciononostante, una persona che reputa che sia molto difficile può disattivare la modalità riflesso, che è questa cosa che state vedendo che io sto utilizzando molto. Cioè che quando ci vede un nemico il tempo rallenta. Se voi disattivate questa cosa diventa molto più difficile. Io onestamente mi trovo benissimo con questa modalità attivata perché non vi nego che qualche volta muoio, quindi così sta benissimo. Però ripeto, se una persona vuole un'esperienza di gioco hardcore, disattiva questa cosa. Per esempio io la modalità hardcore la preferisco in Deus Ex, per esempio, la preferisco in Hitman. In questo vi dico la verità, mi sta bene il livello di difficoltà. Però la modalità riflesso devo dire che è davvero comoda. Comoda, comoda, comoda. Ok. Questa diciamo l'abbiamo fatto più o meno stealth. Olè. In realtà ragazzi io questa missione l'avevo già fatta, quindi in realtà avevamo già tutto segnalato sulla mappa. Però se voi la fate la prima volta, invece, che cosa c'è? Andate a vedere un po' tutta. Cioè è più interessante quando la si fa la prima volta, chiaramente. Si potrebbe anche esplorare tutto lo stesso, però insomma, sapevo già dove andare a parare, ecco, e così via. Inoltre non vi nego che. E ho fatto anche più tardi del previsto, quindi mi premeva concluderla la missione in maniera tale che ora vi leggo un po' e poi ci salutiamo, insomma. Checkpoint. Tra il personale è scoppiata una rissa. Perché sto prestando poca attenzione a. Ok,
Guardate qua come ci pieghiamo e loro non ci vedono. Bellissima questa cosa. Bellissima. Bellissima. Bellissima Metal Gear Solid. Allora, ragazzi, dato se recuperi i prigionieri funzionandolo sotto il buco ti sblocca un obiettivo, sì. Sì? Io non l'ho mai attivata, questo ti consiglio di stare sull'attenti. Sempre, sì. Come? A me manca il radar. Però il radar lo puoi mettere sul cellulare, lo sapevi? WhatsApp. L'impressione è che questa Metal Gear non si circoscriva un enorme sandbox ma senza un capocoda definito. Beh, forse sì, però è bello lo stesso. Hai qualche gioco da giocare in co-op? Ragazzi, vi devo dire la verità, con giochi in co-op grado S peraltro, nessuna uccisione, nessuna allerta dei nemici. E perché non mi ha dato salute perfetta, non uccisione? Perché siamo, perché dovevamo fare tutto perfetto forse. Game Story lo conosci? Sì, ma in realtà non ci ho mai giocato, sapevi? Non ci ho mai giocato. Sì, è una mod che ti fa giocare Quiet. E quindi questo, ragazzi, questa è stata una live improvvisatissima. Volevo vedere un po' come, come reggeva Metal Gear Solid in Love. Volevo vedere un po' se funzionava la linea. Volevo vedere un po' tante cose. Non avevo preparato niente, quindi spero vivamente che sia stato quantomeno passabile, passare un po' del tempo insieme. Ed era una prova perché settimana prossima, il 21 ottobre, ripeto, voglio fare la live stream su Civilization. Non avendo fatto mai nessuna prova quest'anno, volevo fare un tentativo, una prova. Però, ripeto, era una live senza troppi preparativi, abbiamo giocato un po'. Però forse Metal Gear Solid 5, sapete che si presta di più rispetto a quello che pensavo. Si presta molto come gioco, eh. Cioè, poi magari mi fate sapere voi come feedback, come... Cioè, andando a vedere poi i dati di visualizzazione mi renderò conto se è piaciuto oppure no. Kingdom Hearts, sì, ce l'ho il DVD, me l'ha regalato un ragazzo a Romix. Post laurea, esce il 21 ottobre, quindi sarebbe carino farlo il day one. Poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo. Può darsi pure che non lo faccio proprio il 21, magari lo faccio il lunedì successivo, comunque poi vediamo. Torno a fare live, sì, la mia intenzione però, ripeto, devo trovare qualche contenuto interessante da portarvi, perché sennò ma Hitman nuovo ha una storia, può darsi di sì, però io ti dico la verità, gioco le missioni senza interessarmi più di tanto. A fine live metterei le solite canzoni? No, no, a sto giro no, chiudo e basta. Che civiltà proverai? Beh, che civiltà proverai per la prima Final Fantasy su Civilization 6? Inizio, questa è una bella domanda, me le sguarderò per bene, io ve lo dico già. Noi iniziamo, la mia intenzione è di iniziare il pomeriggio, appena finisce di scaricare apro la live e la prima mezz'ora se ne andrà a vedere tutte le statistiche, quindi e niente ragazzi, io vi ringrazio quindi dell'attenzione. Sono le 11:30, quindi direi di va benissimo. Giocherai Metal Gear Solid Pendato, chi mi consiglia? E quindi grazie a tutti, ci vediamo alla prossima ragazzi. È stato un piacere condividere con voi questa partita. Metal Gear Solid si presta, potremmo farne altre. Però ho paura che magari ci sono delle persone che hanno paura degli spoiler e poi magari non la guardano. Quindi magari potremmo fare solamente le missioni che non vanno avanti nella trama. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Vedremo. Non ti ho detto salute perfetta perché sei morto una volta, è vero. Sono un dilettante. Ok, ragazzi. Vi saluto, quindi sono le 11:30, io onestamente mi sto divertendo, io continuerò probabilmente a giocare, però chiudo la live perché è tardi e disturbo di là, quindi preferisco chiudere. Quindi ci vediamo ragazzi, un abbraccio a tutti, ci vediamo questo fine settimana al Games Week, quindi video di questa settimana sul primo canale, continua la serie di Dark Souls sul secondo, fine settimana al Games Week.
E quindi questa domenica, dato che sarà il Games Week, non uscirà New Game Plus. Penso che si sia capito, io ora. Beh. Insomma, non uscirà New Game Plus. Domenica e ci vediamo là, ragazzi. Ciao, alla prossima. Grazie a tutti. Dov'è?